Ragazzi, buongiorno. Oggi ho bisogno della colazione dei campioni perché mi tocca una faticaccia immensa. Devo pulire e devo buttare qualcosa nella cabina armadio e faccio colazione con il saccottino che ha fatto Denise. Se ve lo siete persi, vi lascio il link giù in descrizione. Lo trovate sull'altro canale YouTube Polpetta in Cucina. E niente, quindi iniziamo. Iniziamo togliendo tutto, cappotti, tutta la roba pesante, perché io ho la cabina armadio, però non è grandissima, vabbè, si nota dalle immagini, non è un mistero, quindi non posso tenere sia l'estivo che l'invernale, però siccome mi piace usarla, perché mi piace tenere tutto a vista, tutto a portata di mano, mi prendo il fastidio di fare un po' di trasloco, chiamiamolo così, dall'armadio alla cabina armadio, chissà che non è chissà quanto, però se ne va la mattinata, perché grazie a Dio ho un bel po' di robe, anche se oggi sicuramente butterò qualcosa, perché mi rendo conto, se da un anno all'altro non li metto, dopo 2 anni non li metto, significa che non li uso. Poi ho un po' di scarpe, un po' di borse, ma neanche tanto. Allora inizia il via vai dalla cabina armadio al letto, perché mi voglio pulire un po' le borse, un po' le scatole delle scarpe, poi ci sono i cappotti che ho usato più spesso, quindi vanno lavati, quindi li metto da parte. Si sa, quando c'è da fare, ci sono da fare queste faccende, ti devi saper organizzare, altrimenti diventa un delirio. Poi stamattina, cioè, mio marito si è alzato con la febbre, per me è domenica mattina, quindi come impiegare la domenica, come trascorrere la giornata in una maniera produttiva, secondo me è questa, cioè organizzare casa, non organizzare quelle cose che durante la settimana non riesci. Infatti Dennis faceva un po' da me, un po' da mio marito sul divano, e me la sono sbrigata forse in 3 ore, sì, un 3 ore ci ho messo, guardate il delirio. E niente, io la cabina armadio non è che la trascuro, ragazzi, però diciamoci la verità, non è una di quelle camere che faccio tutti i giorni, come faccio, che ne so, tipo le camerette, la camera da letto. Non vado a spolverare tutti i giorni la cabina armadio, non vado a lavare il pavimento tutti i giorni. Sì, magari ci passa il robottino. Poi complice anche il tessuto invernale che lascia pelucchi, quindi era da fare, era proprio da stravolgere. Ovviamente ho passato anche il Dyson sul pavimento, perché voglio dare una pulita ai ripiani. Ho tolto il di più della polvere con il Dyson, ma adesso ci passo lo straccetto e uso questo prodotto della Dexor, non mi ricordo però che fragranza è. Questo ho trovato in offerta quando sono andata da Acquasapone, questo ho preso, ma tanto i profumatori della Dexor sono tutti meravigliosi, ma io, come vi ho detto già nello scorso video, li prendo solo se in offerta, perché tutti sti soldi non li spendo sinceramente per i prodotti in generale, non solo per i profumatori, che poi questo funge sia da profumatore che da detergente per le superfici. Qui ogni tanto vedete sbucare Denise, viene a vedere che fine ho fatto, perché giustamente dice: questa manca da un po', è quasi orario di pranzo, come la mettiamo? E niente, dopodiché mi dedico anche alla pulizia del pavimento, lavato sempre con il detergente della Wexor, non ve l'ho fatto vedere mi pare, però l'ho lavato con quel detergente lì. Dopodiché
Dopo aver finito tutte le mie pulizie in cabina armadio, andiamo a mangiare perché era orario di pranzo, ovviamente, e dopo inizia l'altra nota dolente: mettere tutto al proprio posto. E adesso è il periodo dell'anno che mi piace di più perché posso usare e osare un po' più con i colori. Io prima odiavo i colori così accesi, adesso non lo so perché sono cambiata, mi sento di essere cambiata in molte cose, spero in meglio per chi mi sta vicino, e mi piace le cose un po' più fantasiose, mi piace un colore un po' più sgargiante, sì, molto nero ancora, perché comunque sono maglie comprate nel 15-18, però che fai, le butti via, sono come nuove, poi chissà dove vai. Infatti guardate, questo vestito rosso ce l'ho da 4 anni, è nuovissimo, che faccio, lo butto solo perché è vecchio di 4-5 anni? Ma io non ci penso proprio, arriverà il giorno che indosserò anche quello. E niente, adesso inizia quella fase, questa dove la metto? Questa è per la campagna, questa è per fare sport, questa è per stare in casa, quella è per uscire, quella è per la spesa. Mamma mia ragazzi, non lo so se lo fate anche voi, io comunque con una santa pazienza, che non so nemmeno chi me la sta dando tutta sta pazienza, mi seleziono un po' di magliette, così ho le magliette per uscire, le magliette per quando andiamo in campagna, quindi non perfettamente nuove, le magliette semplici per quando vado a fare la spesa, e poi vabbè, come vedete dietro di me ho tutti i vestiti, che le tute, queste cose qua sfiziose che metto solo per uscire. Questo costume mi sa che sarà solo un lontano miraggio, perché mi sono resa conto di averlo preso un po' non piccolo, giusto, e le cose giuste non mi danno sicurezza, non mi piacciono, quindi se non lo so, forse non lo metterò, poi vediamo, ci penserò dopo. E niente, e io continuo. Dopo aver sistemato tutto, guardate, tutto perfetto, tutto ordinato, metto al proprio posto le borse. Non le metto con un senso logico, anche perché le borse non hanno un senso logico, cioè quella che ti serve, quella prendi, io le metto così come mi vengono tra le mani, e tanto io poi in estate diciamo che le uso quasi tutte, mi prendo il fastidio di togliere e mettere tutto perché mi piace abbinare. In inverno noi non usciamo tanto, quindi quando capita che vado a fare la spesa, quando capita che andiamo a mangiare una pizza, non sto lì sempre ad abbinare la borsa, e a volte capita che ci decidiamo all'ultimo minuto, quindi devi fare tutto di corsa, comunque c'è la bambina anche da sistemare, e quindi diciamo che in inverno mi scoccio un po'. Invece in estate mi prendo il mio tempo, perché tanto la sera si esce quasi sempre, quindi io cerco di organizzare il mio outfit già nel pomeriggio. E niente, spero di avervi fatto compagnia e di avervi dato un po' di carica positiva. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!